Ciao a tutti dal vostro Lucio Messina. Oggi mentre parlavo con la mia amica Claudia a lavoro da me e mi sono detto: ma che cosa facciamo stasera da mangiare? Ma facciamo il risotto allo zafferano e salsiccia. Che cosa stiamo aspettando? Dai, andiamo a farlo. Allora, per questa ricetta possiamo prendere una pentola capiente, aggiungiamo dell'olio, accendiamo il fuoco e poi una mezza cipolla tagliata in questo modo. Perdonatemi se non ho utilizzato quella bianca, ma purtroppo mi sono scordato completamente di acquistarla. A questo punto, una volta che sarà imbiondita la cipolla, andiamo a mettere il riso carnaroli. Questi sono circa 270 grammi. Cominciamo a girare e a tostare questo riso. Una volta che sarà diventato trasparente, lo andremo a bagnare col vino bianco. Allora ragazzi, vedete che tutti gli youtuber fanno vedere tutte le ricette venute bene, perfette, e io in questo caso ho fatto un mega errore, un errore clamoroso. Mi sono dimenticato di mettere la salsiccia prima del riso. E allora in qualche modo devo risolvere questo problema e da parte sto facendo la salsiccia, quindi la luganega, la sto rosolando in un altro padellino per poi andarla a mettere nel risotto. Incredibile, raga, si sbaglia. Allora, vedete? Questa è la luganega che io avevo precedentemente sminuzzato. La sto facendo rosolare e voglio vedere se poi questa dimenticanza può alterare il risultato finale. Ma YouTube è anche questo. Ok, raga, il riso l'ho sfumato col vino bianco, come potete vedere. Adesso andrò ad aggiungere tutta la salsiccia e poi con il brodo che ho preparato da parte andrò a cuocere il riso. Tanto giriamo. Brodo bello caldo, bollente. Questo brodo vi ricordo che è un brodo vegetale, quindi c'è il sedano, la carota, la patata. E quindi adesso piano piano andiamo a cuocere il nostro risotto. Aggiungiamo lo zafferano e giriamo. Ecco, di tanto in tanto aggiungete il brodo, altrimenti se no si attacca tutto il riso. Bene amici, dopo circa 16-18 minuti il risotto è pronto. Ora ho spento il fuoco, vi dico che il sale non l'ho aggiunto perché secondo me non ce n'è bisogno, perché già la salsiccia è molto salata di suo. Perciò adesso, una volta che abbiamo spento il fuoco, dobbiamo mantecarlo con il burro e il parmigiano. Ecco qua il burro, sono circa 50 grammi, forse anche qualcosa meno. Andiamo a metterlo all'interno e poi del parmigiano. Parmigiano fate come volete, va un pochettino ad occhio, quanto basta, insomma, vedete voi. Io metterei 2 manciate in questo modo. Non so se vi ho già detto che la salsiccia era 350 grammi, non ricordo se ve l'ho detto o no. E in questo momento andiamo a mantecare il nostro risotto. E voilà, raga, il piatto è pronto. Guardate che bello. Allora amici, dopo aver fatto il mega e grande errore di non aver messo la salsiccia rosolare prima del riso, vediamo se il risultato finale è cambiato. D'altronde sbagliare umano. Proviamo. Ma che ve lo dico a fare? È comunque venuto perfetto, buonissimo. Riso al dente, la salsiccia molto dolce, poi molto tenera, molto buona, succosa, la cipolla rossa, anche se non abbiamo messo quella bianca, dà quel sapore giusto. Ragazzi, fate anche voi questa ricetta ricordandovi di mettere la salsiccia prima del riso. Ciao a tutti dal vostro Lucio Messina e ad un prossimo video!